Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con il 33esimo video di Ghost Recon, sempre in compagnia di Dark. Ciao a tutti. E oggi, per restare in tema Farming Simulator, quindi appunto siccome Mari Dark, siccome Ghost Recon Mari non piace a tutti, però Farming sì. E allora ho detto, beh, bisogna un po' che mescoliamo le cose. Perciò mi sono preso un trattore su Ghost Recon in modo che di attirare un po' l'attenzione, la vostra attenzione. Mi sa che siamo arrivati. No, no, questo l'avevo messo come punto, diciamo, così generale, giusto per la zona. Comunque, okay. a occhio mi sembra tanto un Massive Ferguson col naso così, di quelli vecchi. Vecchi, ma sai, quelli giurassici, no? Vecchi. Sì. Comunque, dai, tempo della preistoria. Sì. Siamo qui per sempre per la missione della destabilizzazione del contrabbando, e quindi siamo qui. Ma siamo sicuri per la missione di destabilizzazione del contrabbando, o siamo andati ai campi, sai, con me? No, visto che ci siamo. Siccome andiamo ad arare i campi di coca, e quindi dopo facciamo contrabbando, hai capito? Così siamo a posto. Comunque andiamo questa casa del raggiungi la casa del Buchon, che è ancora misterioso, ancora ignoto. Adesso sentiamo la signorina cosa ha da dirci. Forse abbiamo le coordinate del Buchon di Mohokoyo. La casa si trova a Rancho Sabala. Se il nostro uomo è lì, prendetelo e portatelo. Per fortuna che sta a 400 e rotti metri, perché di certo con questo trattore, con questo trappicolo, arrivamo domani. Era un po' da 6 chilometri. Arrivava a giorno, così almeno si vedeva un po' meglio. Un po' meglio la strada. Sì, sì. Stavo pensando, per via di fuga vedo che c'è un elicottero, come la vedi? Dopo direi che è una bella fuga con l'elicottero, ce la facciamo. Slitta anche il trattore, che bestia. Beh, sei un trattore della prima guerra punica, però ci sta, dai. Aia, il palo ha resistito all'urto del trattore. Comunque qui sono già tutti in allerta. E noi siamo già qui. Praticamente, ma ce la facciamo andare giù per le scale? A parte che ci stanno sparando, però io vorrei andare giù per le scale col trattore. Ok, ci siamo. No, niente, dentro casa non riesco ad andarci. Comunque dai, sono arrivato. Chi è che suona qua? Basta suonare. Marco, attento. Arrivo. Sì. Sotto uno con il mitragliatore pesante. Sì, arrivo, guarda, qua sono in bagno un attimo che. Ok. C'è stato. Mi raccomando, falla tutta, Tutta a posto. C'è sta un altro che te sta aspettando sotto la porta. Sì, guarda, gli dico che sono qua. Dov'è? C'è dietro il mazzo. Start. Fuori, un altro sta dietro alla colonna, proprio davanti a te. Aspetta perché ho poca vita. Quanto tempo hai di risuscito? 18 secondi. Dai. Dov'è? Senti che casino che c'è qua. E questa chi è? Prendi. Chi è? Che bella signorina. Interroghiamola. Vado a prendere l'elicottero, dai. Sì, aspetta che la interrogo qua in gattabuia. Cerco chi gestisce Mohokoyo. So che vive non qui. Antonio, non so dove sia. Cazzate, sei sua moglie. Sì, ma non mi dice mai niente. A casa non torna mai. Antonio non sta bene. Che cosa? È fuori di testa. Ha preso tutte le donne del villaggio, tutte quante. Non so cosa stia combinando. Ora dov'è? Se ve lo dico, cosa gli farete? Niente di male, lo giuro. Lo ammazziamo. Vogliamo solo dargli una mano. Non sta mai nello stesso posto, si muove sempre. Vi darò la sua agenda. Meglio è. Dammi l'agenda. Comunque è bella signoritas. Dark? Arrivo. Un attimo, sto facendo fuori un po' di gentaglia che sta rompendo le scatole. Sì, no, arrivo a darti una mano che se hai bisogno qua. Vi vedo granate che volano. Sai com'è? Tipo questa. Vado a prendere l'elicottero, Sì, beh. Adesso abbiamo
Abbiamo un punto a un chilometro da qui, potremmo prendere anche una macchina. Sì, ma mi sa conviene tenere la signorina viva, come a casa mia si dice. No, ma signorina no, deve solo... Niente sul responsabile scorte? Si chiama Antonio, sembra avere un problemino con la cocaina. Il problema è che ne ha troppa, ma ci faremo capire che possiamo aiutarlo noi. Potrai dirglielo tu quando te lo portiamo. Bowman, mamma mia, ha inviato il file su Antonio. Oh, ricaricare sto fucilone qua ci mette 50 anni. Dai, dai, via, via, via. Un chilometro da qui. Oh, c'era un punto abilità. Beh, passeremo a prenderlo prossimamente. Andiamo a prendere questa agenda, che così, anzi, dobbiamo catturare Antonio, che dovrebbe essere il boss di Mokokokoyu. Ecco, sta arrivando. Ah, ma per strada è. Ecco il nostro meta. È che ho paura di sparargli, perché lo faccio saltare per aria. Non mi ricordo come si usano. No, i mitragliatori, perché me lo ritrovo seduto di fianco. Però Dark, devi darmi un po' più inclinazione se vuoi che lo prenda, altrimenti è impossibile. Sì, ecco. No, devi girarti un po' più. Dovrei riuscire a bucargli le gomme da qua su. Ma non sento che gli non sente che gli stiamo sparando, no? Oh, non lo so. Devo tirare fuori l'arma pesante? No, perché qua. Oh! Si alzate che possono ammazzate. No, l'ho ucciso. Complimenti, sei il cecchino perfetto. Con una pistolina sopra un elicottero che si muove, ho ucciso un bersaglio. Quando dobbiamo fermare i convogli di gasolio, puoi scaricare caricatori interi che non muoiono mai. Ma guarda te. Forse dovevamo... Lasciamo perdere. Una cosa, guarda. Che cecchino infallibile che sono, però, eh. Cioè, tutto da mettere. Comunque, siamo qui e... Andiamo... Pensa che tocca prendere qualche mezzo, perché me sa... Andiamo con una macchina normale. A trovarla. Eccola qua. Chiedi e ti sarà dato. No, perché io devo sempre salire dietro? Scusami un attimo. Guido io. Non lo so, se vedi che ti piace star dietro, che ti devo dire. Sai cosa ci conviene fare forse? Ci conviene fare i campi di mais. O sono campi di mais o campi di coca questi? Campi di coca. Oh, mais e coca, ci assomigliano tutti quanti voi. Comunque l'idea è che ci conviene seguirlo e magari tagliargli la strada, perché se gli spariamo, come abbiamo potuto vedere, fa una brutta fine. Comunque sono ancora senza audio sul delle macchine e cose varie. Un po' di cerbiatti, come va bene. Prendi sotto uno che ci facciamo ragù di cerbiatto. Cornetto appena fatto, sì. È 80 metri da noi. Eccolo qua, bastardo. Guarda. Eccolo. Scappa ancora. Guarda che scappa ancora. Che te posso da un corbo? Volevo chiapparlo al volo, però non ci sono riuscito. Tocca chiapparlo di corsa, di corsa, di corsa. Dai che andiamo, dai che andiamo. Perché qua se gli spari muore subito. Lo sparo per intimidirlo, non per altro. No, giuro, se voglio sparargli alle ruote, che magari va più piano. Eccolo qua, è nostro. Io ho sparato alla macchina.
Fermo, 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 che lo se lo tiri sotto mi falliamo la missione. Eccolo qua. Caricalo in macchina e ce ne andiamo. Monto io dietro con lui, che così lo tengo d'occhio. Eccolo qua. Bene. 1,7 km di strada da fare adesso. Se sei fermato prima, ma ci risparmiamo tutta sta strada. Chi è quello stronzo senza palle che mi ha tradito? Tua moglie. Uno sciamano. È lui che mi ha fatto vedere il futuro. Certo, come no. Brutta testa di cazzo. Ehi. Grazie, ricambio. Guarda che ho una pistola in tasca. Anche se trovate la polvere non potete farci niente. I miei uomini sono dappertutto e sono pronti a dare la vita per proteggere le scorte. Bene, pensavamo proprio di ucciderli. Eh sì, ragazzo, sei messo contro gente che non ha scrupoli. E tanto dopo dobbiamo salvare pure la signorita, Marco. Ah. Beh, vabbè, ma... Non è che sto un grandissimo bastardo. Beh, ma vediamo dopo, se ho voglia, se no la lascio là io. No, è proprio una missione per catturarla proprio. Pure lei. Beh, dai. Perché dopo faranno pressioni sulla moglie perché sto deficiente e l'ha tradito, capito? Ah. Quindi vogliono fare fuori la moglie per farlo venire allo scoperto. Bene, 600, 400, 300 metri qui, adesso parte l'interrogatorio. Eccolo qua. Moto nuove, siamo a posto. Addio, prego, tutto tuo. Prendiamocelo. Vieni qua. Che c'è capito? Dove è andato? È sparito. Ah, perché Dark è già entrato. Eccolo qua, maledetto. Antonio, è davvero un piacere. Vete alla verga, troia. Ma mi pare a me, ma somiglia un po' troppo a una scimmia. Che cazzo sì. Significa? Un orangutan. Hai sentito la notizia? La notizia di cosa? Della tua morte. Overdose, a quanto pare. Quindi vuoi che... Voglio vederti strafatto di droga, pendejo. Non importa come. Gli offriamo droga gratis adesso. Mo guarda, lo faranno... Gli farà uscire il sangue dal naso, figate. Adesso vediamo. Vediamo quanta ne tira su. Continua. Tutto il tavolo ha si tira detto, su. Continua. Io non posso. Il cuore. Sento che mi sta per esplodere. Ti prego. È quello che voglio. Ora pulisci il piatto. Ti prego. Vuoi Nidia Flores, è vero? È a Jalisco. In Messico. In Messico. E Santa Blanca tratta metanfetamine. Non so per quanto starà lì, lo giuro. Il primo passo della riabilitazione è ammettere di avere un problema. E tu, amico mio, hai un enorme problema. Beh, almeno se un po' di quella coca, se andavamo male non faceva. Cioè, io ho fatto strike, ho fatto scoppiare due moto così, va bene, a posto. Bene, adesso vediamo. Ok, siamo fuori. Sentiamo Roma, cosa ha da dirci. Abbiamo finito di interrogare Anton. Cosa ha detto? Oltre a un litro di lacrime da femminucce. Tutto. Mi sa che tocca muoverci un pochettino. Ogni singolo grammo nella provincia. Immagino ci saranno cambi di gestione nel Santa Blanca. Se volete dare fuoco alle scorte di Antonio, fate pure. Se preferite optare per un clima migliore, potete lasciare l'onere a qualcun altro. Cosa? La coca non va da nessuna parte. Rosa, dobbiamo andare là? Stiamo in zona, ti mandiamo dei segnali di fumo. Ho idea che dobbiamo dare fuoco a qualcosina. Nuova missione, scorta principale. Eccola qua, dove siamo? Mokokokoyo. Bene,
Abbiamo ancora due missioni da fare. Abbiamo una missione che dobbiamo ottenere accesso alla scorta principale di cocaina, e dopo un'altra missione sicuramente, che sarà quella definitiva, che vedremo nella prossima puntata. Quindi intanto noi ci prepariamo. Sanno che ho parlato con voi. Ora sono morta, cazzo. Dove sei? Mi sono Cosa sta qua? In chiesa, ma mi stanno cercando. Non ti muovere, arriviamo. Orco, abbiamo una missione importante adesso. Gabriella, parla con Gabriella. Ah, sarà la moglie di quello là. Sì, che dobbiamo, come si dice, salvare a tutti i costi. Bene, allora ragazzi, tenetevi pronti, perché nella prossima missione, cioè nel prossimo video, dovremo andare a salvare sta signoritas e concludere anche questa regione. Ringrazio ancora Dark. Prego, ciao a tutti. Ebbene ragazzi, ciao a tutti e al prossimo video. Ciao ciao.